Una madrina d'eccezione quale Maria Grazia Cucinotta ed una cornice mozzafiato come l'isola di Salina hanno impreziosito la presentazione del libro Ero dello deciso scrittore dopo vittoniese ciò Giorgio tra lui Giordanella, questo Il viaggio, viaggio, l'incanto di della scrivere piccola questo libro era molto principessa. bene Un evento perché particolare effettivamente inserito nel programma risolvevo della prestigiosa importanti altri manifestazione Mare trasferimenti Festival a Salina. premi e stagioni Accanto alla d'oro per tutto il Cucinotta, pubblico il italiano, salottino questo all'aperto nostro ha visto la impegno presenza appunto di ieri. numerose persone, fra queste il regista del commissario Montalbano Alberto Sironi, gli attori Gabriele Greco e Stefano Guerrieri, il comico cabarettista Giacomo Battaglia, i quali hanno partecipato con molto interesse al pomeriggio di presentazione, ascoltando i commenti fatti al libro dai relatori e complimentandosi alla fine con l'autore stesso. A moderare Massimiliano Cavallari, direttore artistico della Kermesse, che ha ringraziato Giorgio Giordanella per aver raccontato con la sua presenza anche a Salina dell'esperienza vissuta in Irlanda al centro del suo racconto autobiografico, un viaggio fatto in una terra affascinante che gli regala la conoscenza di una splendida e misteriosa ragazza dal nome Cara. Alla presentazione del libro erano presenti il professore Gaetano Bonetta, preside dell'Università di Chieti Pescara, che ha posto l'attenzione su come l'inconscio si muova nelle situazioni di cuore, ed il sindaco di Vittoria Giuseppe Nicosia, che si è detto lieto e orgoglioso di avere accompagnato Giordanella, un altro giovane che è riuscito ad affermarsi in ambito culturale. Ed intanto per lo scrittore il viaggio volto all'incontro con i lettori non è finito. Il prossimo mese sarà ospite della Kermesse Settembre Casmeneo, che si terrà a Comiso, mentre con l'apertura del nuovo anno scolastico inizieranno una serie di incontri nelle scuole di secondo grado che parteciperanno ad un concorso letterario promosso dal Rotaract di Vittoria, legato al libro e che vedrà il patrocinio dei comuni di Comiso e Vittoria. Il libro, infine, è risultato finalista del concorso di narrativa Insieme nel Mondo, la cui premiazione avverrà il prossimo La cosa mese. più bella è stata quando gli ho detto: ragazzi, innamoratevi perché l'amore è la cosa più bella. Allora c'è stato un applauso generale in questo auditorium della scuola, che sono alzati tutti.